Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Queste varianti e la variante inglese che in questo momento sta prendendo piede in alcune zone della regione, in particolare nella zona appunto di Ancona e in qualche zona del Maceratese, non è più patogena delle altre. Con questa dichiarazione significativa, la dirigente di virologia degli ospedali riuniti di Ancona lancia un messaggio rassicurante sull'allarme varianti, sebbene non nasconda la preoccupazione sui numeri. È semplicemente una variante che ha una maggiore capacità di diffusione e in questo senso qui può appunto colpire più persone, quindi sono i numeri poi dopo che contano e che possono preoccupare, non è tanto la patogenicità maggiore o la letalità maggiore che non sembra, che è stato dimostrato, sembra che non sia più patogena appunto, ma semplicemente i numeri. Se i numeri sono grandi, allora ci saranno più persone fragili che potrebbero venire a contatto con il virus. Il virus fa sempre la sua storia, cioè infetta e può dare un'infezione che è in queste persone fragili un'infezione più importante. E quindi se circola di più e può arrivare a delle persone fragili, queste persone fragili possono appunto avere ulteriori problemi. Sulla diffusione dei dati numerici, la professoressa Bagnarelli è invece molto ferrea. Ad oggi è possibile avere un dato numerico da queste zone più a rischio? Ma io il dato numerico in questo momento non glielo do, però glielo danno in regione, cioè quindi i dati vengono tutti trasmessi alla regione, la regione fa appunto la summa, l'analisi. Sull'istituzione di microzone a livello provinciale, la virologa esprime con convinzione il proprio parere favorevole. È difficile, però probabilmente quando risulta che c'è un incremento notevole in alcune zone appunto di diffusione del virus, forse potrebbe essere il modo per cercare di ridurre la propagazione. Microzone rosse potrebbe aiutare a ridurre la circolazione.